Salve ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Huawei P Smart 2021, il successore del modello 2020 che tra l'altro ci era piaciuto davvero tanto, ma sarà riuscito a mantenere alto il nome del suo predecessore? Beh, la risposta ragazzi ce l'avete già nel titolo. Di fatto questo è uno smartphone che gira benissimo, è fluido, ottima fotocamera, buona autonomia, ma la mancanza dei servizi Google è stata per me, lo ripeto, caratteri cubitali, per me estremamente penalizzante. Peccato, perché poteva essere un best buy. Huawei P Smart 2021 si presenta con un design dal form factor allungato, con uno spessore di 9,26 mm ed un peso di 206 grammi. Per tradurre questi numeri in utilizzo quotidiano possiamo dire che lo smartphone è abbastanza pesantuccio, cosa dovuta ovviamente alla presenza di ben 5000 mAh di batteria, ma il form factor più allungato appunto migliora non poco la presa e il grip, e in genere lo smartphone si può tenere con una mano, si può utilizzare con una mano senza grossi problemi. Nella parte frontale vediamo invece un display da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+, tecnologia IPS, con la fotocamera frontale che è un dot, quindi integrata all'interno del display, mentre sotto abbiamo l'ingresso Type-C per la ricarica, uno speaker mono ed il bellissimo, quasi mi commuovo, jack audio da 3,5 pollici. Lateralmente invece abbiamo il bilanciere del display e il tasto di accensione e spegnimento che fa anche da lettore delle impronte, una cosa che ragazzi per me è comodissima e fondamentale, la preferisco addirittura al sensore di sblocco sotto al display. Infine abbiamo il carrellino dual SIM o SIM più micro SD, e poi sul retro questo bellissimo effetto vitreo, anche se poi alla fine sono materiali plastici, con il modulo delle fotocamere. Qui in alto a sinistra abbiamo ben 4 fotocamere e doppio flash LED. Nell'introduzione vi dicevo che Huawei P Smart 2021 sarebbe potuto essere un best buy. Questo perché, a mio parere, come smartphone Android stiamo parlando di un telefono di fascia media che si contraddistingue per essere molto bilanciato sia per qualità costruttiva, per fotocamera, per batteria, autonomia e fluidità in rapporto al suo prezzo, perché qui ragazzi siamo intorno ai 200-230 euro, anche 180-190 se lo riuscite a trovare in sconto. Quindi tutto sommato uno smartphone dalle buone prestazioni, buone specifiche tecniche e una buona durata della batteria. Abbiamo infatti la EMUI 10.1 basata su Android 10Q, il tutto abbinato ad un processore Kirin 710A, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna, 5000 mAh di batteria e, come avete visto prima, 4 moduli fotocamera. Ci sono poi WiFi, Bluetooth, sblocco facciale, insomma tutto quello che potreste desiderare in questa fascia di prezzo. Ma scendiamo anche un po' più nel particolare, partiamo proprio magari dal display, no? Questa unità da 6,67 pollici Full HD Plus, con un rapporto d'aspetto molto allungato, proprio magari per lasciarvi godere i contenuti multimediali in una visione più cinematografica. Io l'ho apprezzato molto anche perché si riesce, nonostante i quasi 7 pollici, a tenere tranquillamente in una sola mano. È comunque un pannello IPS, quindi i neri non sono profondissimi, ma vi devo dire la verità, per un utilizzo giornaliero, quotidiano, amatoriale va più che bene e sono anche abbastanza profondi. Anche la luminosità è molto buona, la luminosità automatica è abbastanza precisa e a luminosità massima, sotto la luce diretta del sole, il display è perfettamente leggibile. Ma veniamo a parlare del tanto atteso comparto fotografico. Huawei P Smart 2021 è equipaggiato con in totale ben 5 fotocamere. Se volessimo partire dalla fotocamera frontale, devo dire che i selfie sono più che soddisfacenti, soprattutto quando c'è una buona illuminazione della scena. Ovviamente con scarsa luminosità le prestazioni diminuiscono non poco, ma è sfizioso anche il fatto che sia possibile avere l'effetto sfocatura
via software ovviamente, anche sulla fotocamera frontale. Praticamente poi impeccabili le fotocamere posteriori, ovviamente impeccabili, voglio dire che sono buone per la fascia di prezzo nel quale ci troviamo. Abbiamo infatti un sensore principale da 48 megapixel che si porta a casa scatti più che soddisfacenti nella maggior parte delle condizioni di luce. Ovviamente di notte le prestazioni calano, ma ci viene in aiuto la modalità scena notturna. Anche i video sono molto soddisfacenti, si può girare al massimo, purtroppo soltanto in Full HD, ma fino a un massimo di 60 fps, quindi comunque video fluidi, con una buona messa a fuoco, abbastanza veloce, insomma in generale un comparto soddisfacente. Ma abbiamo poi altre tre fotocamere. La prima è un sensore wide angle, anzi ultra wide angle a 120 gradi, che distorce un pochino le immagini, ma in generale se riuscite a prendere la giusta scena, comunque l'effetto è assicurato e non si vede tantissimo il calo di megapixel, diciamo così, rispetto alla fotocamera frontale, quindi in generale un buon sensore wide angle. Mentre la principale era un f1.8 da 48 megapixel e la wide angle era un 8 megapixel f2.4, gli altri due sensori sono rispettivamente entrambi da 2 megapixel, entrambi f2.4. Uno è il sensore macro per fare scatti ravvicinati come quelli che state vedendo adesso, un sensore che voglio dire, si comporta abbastanza bene, e c'è poi un quarto sensore che serve soltanto allo smartphone per calcolare la profondità dello sfondo e quindi eseguire migliori scatti ritratto. Anche se poi bisogna dire che questi scatti bokeh non sono poi così ben scontornati, ma comunque è un effetto carino che nel 2020, anzi nel 2021, è ormai immancabile. In generale più che soddisfacente anche l'autonomia, ci sono ben 5000 mAh di batteria integrata che ci riescono sempre a portare a sera. Io con un utilizzo blando sono riuscito anche a totalizzare un giorno e mezzo senza grossi problemi, anche la ricarica è abbastanza veloce. Insomma, come abbiamo visto, tirando le somme, è uno smartphone che è fluido, si comporta bene, ha una buona fotocamera, una buona autonomia, un ottimo prezzo. Adesso però tocca parlare del sistema operativo e qui iniziano i problemi. Allora, l'ho testato per un po' di settimane e mi devo mettere gli occhiali perché mi sono segnato un po' tante cose che mi sono successe, tutte correlate all'assenza dei servizi Google. Ora, io non voglio penalizzare lo smartphone, ma voglio farvi capire che se lo state per comprare noterete che in maniera oggettiva lo smartphone senza servizi Google per alcune cose è quasi inutilizzabile, per altre bisogna essere uno smanettone. Quindi avete davvero voglia di spendere i vostri soldi per acquistare uno smartphone che vi dovrà far giocare non poco con le impostazioni per riuscire a farlo funzionare quasi come un normalissimo smartphone Android? Andiamo con calma. Ecco, partiamo proprio dall'inizio, come se lo aveste appena acquistato. Accendete il cellulare e ciò che noterete immediatamente è la presenza di tantissime app. Quindi dovrete prenderne una a una e disinstallarla, perché sono molte app praticamente inutili, come app di banche, app di Burger King e che cavolo ne so, tantissime app. Comunque le disinstallate e poi inizia l'installazione delle vostre app, quelle che voi servono, quelle che avete adesso sul vostro telefono e le volete riscaricare anche sul vostro nuovo telefono. Quindi non andate nel Play Store, no, andate nell'app Gallery di Huawei, ovvero il Play Store, tra virgolette, di Huawei. Ora qui dentro tecnicamente voi fate una cosa, avete la vostra bella barra di ricerca, scrivete il nome dell'app che volete scaricare e qui avete due possibilità. La prima possibilità: trovate l'app e se siete fortunati la installate. Seconda possibilità: non trovate l'app. Ebbene sì, perché tra le tante app che ho dovuto scaricare, ve lo dico, 2-3 su 10 non sono riuscito a trovarle. 2-3 su 10 nel peggiore dei casi significa un terzo delle app. E vi faccio alcuni esempi: Google Home, io lo utilizzo tantissimo, altre applicazioni Google, come ovviamente ad esempio Google Assistant e così via, Skype, non c'è Skype, non ci sono applicazioni che servono a me, che utilizzo ormai da anni, insomma non ci sono un pochino di applicazioni. Ma andiamo di nuovo al primo caso, il caso nel quale trovate l'applicazione che vorreste installare
per poi installarla. Ora, anche qui la situazione si biforca. Ebbene sì, perché nel primo caso, se siete fortunati, avete trovato l'app e quella è effettivamente un'app, quindi quella si scarica sul vostro telefono, quindi App Gallery, l'applicazione la scarica, la installa sul vostro telefono e l'avete fatto. L'altra possibilità è invece che quella applicazione non sia proprio un'applicazione, e questo succede soprattutto con le app Google, con le Google App, che non sia un'applicazione, ma che voi possiate utilizzarla come se fosse un collegamento app. Che cos'è il collegamento app? Banalmente potremmo dire che è praticamente una web app. Vi spiego meglio. In pratica un collegamento app è quasi come utilizzare quell'app andando su Google e cercando il sito relativo a quell'app. Vi faccio un esempio. Invece di avere l'app Instagram, avrete un collegamento app Instagram, che sarebbe come andare su www.instagram.com e inserire le vostre credenziali per entrare. Ciò che succede però è che non avete un'applicazione, ma siete sul sito di Instagram. Sì, lo potete navigare, potete entrare col vostro account, potete vedere i mi piace, anche aggiungere storie, tra virgolette aggiungere storie, perché potete al massimo caricare una foto e aggiungersi una didascalia, fare qualcos'altro. Però, ma perché non potete fare tante cose? Perché non è un'applicazione. State utilizzando il sito di Instagram, poi non vi dico a guardare le storie, cosa succede, vabbè, lasciamo stare. Il punto è che con un collegamento app non ricevereste nemmeno le notifiche, perché appunto è come se voi per utilizzarlo andate sul sito. Quindi se volete vedere quelle le notifiche di Instagram, perché adesso sto facendo l'esempio con Instagram, voi dovete entrare nel sito di Instagram per vedere se avete delle notifiche. Non vi aspettate che vi arriveranno delle notifiche se qualcuno vi mette un mi piace o aggiunge una storia o vi contatta in direct. Allora voi mi direte, qual è l'alternativa? Essere smanettoni, quindi magari scaricare l'APK e installarlo nel telefono. Questo potete assolutamente farlo, è ovvio. Non richiede poi di essere così tanto smanettoni, ovviamente, però state attenti ai pacchetti APK che scaricate, perché potrebbero contenere malware, quindi state attenti. Però anche qui è un problema, perché se scaricate l'APK poi non siete sicuri di avere gli aggiornamenti e quindi che l'applicazione si aggiorni periodicamente. Dovreste probabilmente farlo voi manualmente, periodicamente scaricare un APK aggiornato dell'applicazione per avere nuovi servizi, nuove sicurezze aggiuntive, fix dei bug e così via. Insomma ragazzi, sono soltanto l'introduzione di quello che vorrei dirvi, che è scritto qui dentro, e già state capendo che non è proprio uno smartphone per tutti. Ma continuiamo, e ecco, esempio, voi avevate il vostro bello smartphone Android col vostro bellissimo Play Store e vi siete magari anche scaricato qualche applicazione a pagamento. Ecco, ovviamente qui non avete più il Play Store, avete un altro store sul quale quell'app non l'avete mai pagata e quindi avete perso un'app a pagamento. Io sinceramente ne ho 5-6 che ho perennemente installate sul mio smartphone, che le ho pagate, e in questo Huawei le ho dovute utilizzare in versione gratis, non ho potuto usufruire della versione a pagamento. Ok, questo qui può essere un impedimento, alcune applicazioni magari sbloccano soltanto delle funzionalità pro o tolgono le pubblicità, ma altre applicazioni con le versioni a pagamento invece aumentano di tantissimo le possibilità, le funzionalità e quant'altro, quindi potrebbe essere un impedimento, io lo dico. Ora, un altro piccolo problema. Io sul mio account Google ho l'autocompilazione delle password, cioè lascio che Google salvi le password delle centinaia di siti ai quali sono iscritto, perché non ho voglia di ricordare, non le ricorderei a prescindere, ma non ho nemmeno voglia di ricordarle, ok? Ora qui non c'è Google, non ci sono servizi Google, non c'è l'autocompilazione delle password. Ah, a proposito, il fatto che non ci siano i Google Play Service, i servizi Google, scaturirà il fatto che continuamente vi arriverà una notifica dicendovi: ehi guarda, Facebook andrà male perché non hai i servizi Google installati, ehi guarda che Telegram andrà male, girerà male perché non hai i Google Play installati, e così via, randomici, così ogni tanto, giusto per farvi ricordare che avete uno smartphone senza i servizi Google. Dicevamo, ho le mie password salvate di centinaia di siti e qui su Huawei non le ho potute utilizzare, sono dovuto andare a memoria, mentre prima con qualsiasi altro smartphone Android, il più penoso che ci sia sulla piazza, con qualsiasi smartphone Android basta un tap e le credenziali sono là belle inserite, bisogna fare solo login e siamo entrati.
Ok, siamo andati un po' lunghetti. Ultima cosa, ce ne sono tantissime altre che potrei nominare, magari tante altre che non ho nemmeno avuto il tempo di scoprire. Queste sono quelle che ho scoperto io. Altra cosa molto interessante è che ovviamente non c'è il famoso Google, quindi Google Assistant, i comandi vocali, non lo posso dire perché sennò il piccolino lì dietro mi sente e incomincia a fare casino. Comunque, non c'è ovviamente Google Assistant, che significa che non posso dare comandi di domotica ad esempio alla mia lampadina smart, alla mia presa smart e altri dispositivi, al robot aspirapolvere, a quello che sia, non posso dare comandi vocali. Ok, questo è un impedimento, ma sono alla fin fine comandi vocali, potrei ovviamente farlo manualmente, quindi andare sull'app Google Home e attivare, disattivare la lampadina, attivare, disattivare l'aspirapolvere, la presa smart, quello che sia. L'app Google Home però non c'è e quindi andrebbe scaricato l'app IGAP, fatto tutta quella cosetta che io posso fare, la so fare, non ci sono problemi, non bisogna essere neanche tanto smanettoni, ma ovviamente questo smartphone potrebbe andare nelle mani magari di una ragazzina o di un genitore un po' più avanti con l'età e queste cose sono un po' difficili da fare. Io devo parlarvi dello smartphone, di come si presenta a un utilizzatore medio. Un utilizzatore medio non avrebbe Google Assistant, che tra l'altro io lo utilizzo per farmi ricordare le cose perché io mi scotto tutto, come avete capito, e non mi arrivano ovviamente le notifiche perché non c'è Google Assistant. L'altra alternativa qual è? Scaricare l'applicazione di ogni componente di domotica che ho in casa, quindi l'applicazione della presa smart, l'applicazione della lampadina smart, l'applicazione del robot aspirapolvere e così via. Il problema è che, figuriamoci, non c'è Skype, figuriamoci a cercare a trovare applicazioni magari cinesi di una lampadina che ho comprato a 12 euro su Amazon, ovviamente non c'è. Ah, WhatsApp, ragazzi, WhatsApp, me lo stavo quasi dimenticando, i contatti della mia rubrica ovviamente su Google, contatti sincronizzati, sono più di 400, e sono andato a scaricare WhatsApp, l'ho scaricato, sono entrato, non avevo più nessun contatto. Quindi ho scaricato l'applicazione contatti Google, che non era un'applicazione ma un collegamento app, e da quella, inserendo l'account Google, ho importato i contatti, importati nell'applicazione contatti di Huawei, quindi sull'applicazione dello smartphone. Nonostante ciò, WhatsApp non ha trovato nessun numero, sinceramente ragazzi mi sono anche scocciato, quindi l'ho continuato ad utilizzare in queste settimane andando a memoria per i numeri delle persone che conosco e ho detto vabbè, tanto lo devo restituire e non vedo l'ora di restituirlo, ragazzi. Mi dispiace dire queste cose, ma questo è come mi sono trovato io. Quindi non mi dileguo di più, ragazzi. Se voi avete avuto un'esperienza diversa, quindi se anche voi avete provato uno smartphone Huawei senza servizi Google installati e se magari volete darmi qualche consiglio, se ho sbagliato nel fare qualcosa, un commento qui sotto sarebbe sempre ben accetto, io li leggo tutti e quindi non mi rimane che salutarvi e vederci ad un prossimo video, sempre qui su YouTube, sempre qui su chiamareo.com. Ciao ragazzi!